Il mio libro si intitola Apocalypse Trump, un presidente americano tra Mao e Andreotti. Sottotitolo ovviamente ed evidentemente un po' bizzarro, ma che ha un suo senso anche politologico piuttosto profondo. Io credo che questo presidente sostanzialmente oscilli in quanto a leadership tra questi due estremi opposti, tra questi due modelli antitetici, appunto il dittatore cinese Mao Zedong e il leader italiano democristiano Giulio Andreotti. Di Mao, Donald Trump condivide elementi come il movimentismo, il contatto diretto in un certo qual modo anche se vogliamo con il popolo, l'idea che costantemente la propria amministrazione, il proprio staff, il proprio entourage debba, come dire, stare costantemente sulla corda e pronto ad essere silurato in qualsiasi momento, qualcosa che richiama un po' le dinamiche della rivoluzione culturale che Mao fece negli anni 60. Questo carattere così irruento, così duro, deve però in qualche modo trovare un contraltare. Questo contraltare è appunto Andreotti. Trump ha dovuto nel corso di questi 2 anni di governo inevitabilmente imparare a trattare, imparare a mediare, quindi un elemento tipico, se vogliamo, del leader democristiano, ma soprattutto c'è un altro elemento interessante che è la politica dei due forni di andreottiana memoria. Donald Trump, sotto il profilo politico, è una figura molto trasversale e sotto alcuni aspetti addirittura paradossalmente più vicino alla tradizione democratica che non repubblicana. Penso alla sua politica commerciale, penso alla sua proposta di riforma infrastrutturale. Quindi questi elementi gli consentono in qualche modo di pescare da entrambe le parti, arrivando appunto ad una trasversalità politica che è stata poi in qualche modo la sua fortuna elettorale. La genesi di questo libro affonda, diciamo, le sue radici in quella che è stata la mia esperienza, se vogliamo, di cronista e commentatore. Era febbraio del 2015 e scrissi il mio primo articolo su Jeb Bush, allora dato per favorito, che aveva nominato un consigliere che era stato nell'amministrazione del fratello, quindi ben prima che Donald Trump si candidasse. E poi dentro ho cercato di inserirci anche quella che è stata la mia esperienza sul campo, avendo avuto la fortuna e anche l'onore di seguire da New York la prima parte delle primarie del 2016. Sono andato ad ascoltare i comizi dei principali candidati che appunto passavano per la Grande Mela e quindi dentro c'è un po' tutto. Ovviamente l'obiettivo qual è, quale vorrebbe essere di questo libro? Cercare di dare un'interpretazione, come posso dire, non dico oggettiva del fenomeno Trump, perché probabilmente è impossibile, ma un'interpretazione che vada al di là di quelli che sono un po' gli stereotipi che certa stampa americana e anche europea ha un po' cucito addosso a questo personaggio, che è un personaggio sicuramente bizzarro, balzano, ha numerosissimi limiti, ma spesso viene, come dire, derubricato a qualcosa che non è molto semplificato, quindi una specie di pazzo lunatico pronto a far scoppiare la terza guerra mondiale. Ecco, le cose non stanno esattamente così. Quindi è un libro che cerca di ripercorrere le fasi della campagna elettorale di Trump, la sua vittoria e quelli che sono stati questi primi 2 anni di governo, ed è un libro che cerca di inserire tutto questo nel più complesso quadro della storia americana recente, perché una delle tesi del libro è appunto che Donald Trump non sia un incidente di percorso, non sia un fungo spuntato all'improvviso, ma pur con tutta la novità che in qualche modo, di cui in qualche modo si fa portatore, pur in questa novità, è comunque l'esito,
conseguenziale della storia americana recente. Donald Trump non sarebbe mai potuto sorgere se non ci fosse stato prima Obama, se non ci fosse stato prima George W. Bush, se non ci fosse stato prima Bill Clinton. Quindi cercare di capire le ragioni strutturali della sua vittoria e di questa presidenza.